Non potevano stare senza mettere un banner e ad oggi ci troviamo qua con un gioco che tantissimi lo quittano e lasciano banner a caso senza una logica e ne parliamo in questo video perché essenzialmente questo attualmente è, nonostante mi piaccia un casino, il gioco stesso. È un video veloce ed è un video un attimino per parlare della situazione, proprio a grandi linee per come mi sono espresso 20.000 volte, ma comunque un video anche news. Vi ricordo che alle 11.20 saremo in live su Twitch per vedere la streaming della Netmarble. 2.5 anniversari, ragazzi, non mancate, live assolutamente grossa. Detto questo, buona visione! Oggi su Slime Isekai Memories, sebbene essere ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere le news uscite questa mattina e oltre a questo parlare anche un attimino del perché. E sono qua tra l'altro con il gruppo Telegram News per appunto di Slime Isekai Memories. Se volete giocare, ragazzuoli, link in descrizione, aggiornate il gruppo Telegram, tutto composto da appunto il gruppo italiano, ok? Comunque parliamo del tutto. Intanto qua scrivo, lo metto subitissimo la parte più importante ed ecco qua il nostro carissimo Rimuru Awakened Demon Lord. Quindi sì, domani uscirà questo banner. È la celebrazione di un mese di vita. E essenzialmente le parti più importanti e succose sono due, sto leggendo praticamente qua, che riceveremo in primo login bonus mensile, ok? E oltre a questo, daranno anche 300 gemme subito. Quindi 300 gemme subito, più la multi-coin ticket che daranno sempre ad ogni banner, più i primi login bonus. Quindi per un totale di tante gemme. Ok, tante gemme, tante multi, due multi, poco più vedere i login, però comunque sono sempre due multi regalate, mai buttarci sopra merda su due multi regalate. Il punto è un altro, ed è quello su cui mi volevo soffermare di più su questo video. Ok, le news, ok, tutto quello che ti pare, però facciamo un piccolo recap di quello che è stato fino ad oggi Slime Isekai Memories. Ok? Allora, Diablo, uscito nella seconda settimana di vita. E è uscito senza nessun tipo di preavviso di lunedì, quando era Luca Comics, se vi ricordate, ok? Di lunedì insieme a Shion. Una settimana dopo, il giorno prima, Veldra con news prima in game, poi su Twitter del rilascio, e martedì uscì Veldra. Settimana dopo, Milim annunciato su Twitter il giorno prima, lunedì e martedì dopo, buttato in game. Ad oggi, ieri era martedì, non c'era assolutamente niente in game. Lunedì non era stato annunciato nulla. Tutti pensavamo che, ehi, non c'è nessun banner. E invece no. Ora l'hanno annunciato di mercoledì su Twitter e giovedì in game. Ora io mi domando, ma che cazzo di gioco sta diventando questo? Cioè, allora, bello quanto vi pare. Lo dico ora, lo ripeto, bello. Però, ma con che logica sta tirando fuori le cose questo gioco? Sta tirando fuori le cose a caso. Dal cilindro sta tirando fuori. E una volta i banner escono di lunedì. E una volta escono di martedì. E una volta l'annunciano di martedì. E una volta l'annunciano di lunedì. Una volta su Twitter. Una volta in game. Una volta no. Una volta esce giovedì. Cioè, ma che sta succedendo? Cioè, dov'è la logica di questo gioco? Cioè, non c'è una logica. Non c'è una schedule con programmazione fissa. Non c'è un giorno di release dei banner. Non c'è un giorno di news, non c'è niente, tutto a caso. Quando si svegliano la mattina esce qualcosa. Cioè, questo mi dà fastidio, mi sa di disorganizzazione e soprattutto buttiamo fuori i banner perché dobbiamo fatturare. Cioè, mi sa di questa a me. Non ci interessa di una scheda, nulla, cosa fatturare? Butto fuori i banner. Così. Questa è la parte che ho buttato attualmente di Slime Isekai Memories. Altro banner, io shoppo, ma non penso che shopperò su Rimuru attualmente. Ci farò un video sicuro con la Multigavis, ovviamente, però non credo che ci shopperò. Perché c'ho ancora Milim da trovare. È shoppo. E non l'ho ancora trovata. Sono a 120 ripeti, non l'ho ancora trovata, ok? Quindi questo alla fine è quello che vi volevo dire. Domani in arrivo. Ovviamente anche qualche nuovo evento, tra l'altro. Vedremo ovviamente cosa uscirà. Essenzialmente vedremo, ora non lo so. Scenderanno per appunto queste 700 gemme dalle Conquest. Sì, è un evento per le Conquest, ora vediamo di preciso cosa uscirà, ok? Di base il punto focale è per appunto questa roba del
Questa roba del Balne di Rimuru. Balne di Rimuru in arrivo. Tra l'altro dice che dura dal 25 fino all'8, quindi anche qua si sminchia tutta la schedule del mese di Dark, perché si va fuori dal mese di Dark. Poi c'è Veldra. Perché c'è Veldra? È nel banner insieme a Rimuru, Protector? Torna Veldra Retap? Cioè, sembra cose a caso! Cioè, non era che dovevano finire il mese di Dark in un mese e poi dopo inizia un altro mese? No, ora hanno già fatto che tutto il mese di Diablo finisce tra la settimana del 30, e questo che è Dark sfora, in teoria Dark, sfora già il mese dei Dark fino al 7-8 dicembre. Cioè, non c'è senso, non lo so, poi forse durerà un mese perché c'è scritto, che di, primo mese di anniversary, stream campaign, forse faranno pure la stream ora, non so, cioè, è strano come la stanno gestendo, ma veramente strano. Comunque, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, la mia ve l'ho già detta, proprio in soldoni, e ovviamente anche il fatto, Besto Rimuru, e anche l'altro, che tra l'altro non mi dice nulla, cioè è carino, ma altri sono molto più belli, Veldren, Milim, Diablo è più bello di Diablo, però l'altro ovviamente, però boh, si ferma lì. Comunque, ragazzuoli, per questo video è tutto, e tra l'altro qua, oltre che stavo in video, voglio fare la classica singola della speranza, che magari ho furtato, tra l'altro vabbè, devo ritirarle, che ovviamente che fai? Non le ritiri? Torniamo qua, switchiamo subito così non parla, e facciamo la singola fortunata, magari esce qualcosa. Sì, ovviamente lo slamica saltella, si skippa. E ovviamente non si trova un cazzo. Quindi 123. Detto questo, grazie a tutti, noi ci vediamo tra pochissimo su Twitch. E ditemi le vostre commenti e soprattutto cosa ne pensate, tutte le varie cose. Grazie ancora una volta, iscrivetevi sotto al 100. Recuperate tutti gli altri video qua a destra e sinistra, che altro posso prendere le schede. Grazie a tutti, ragazzuoli. E let's go, boys! E c'è tutti, ragazzuoli!